Ragazzi, oggi ho fallito un'alzata. Chi guarda il canale da un po' di tempo sa che io mi sono infortunato due anni e mezzo fa e sa che sto combattendo ancora con questo infortunio, ma che ho avuto dei discreti progressi. In un'alzata quale lo stacco rumeno di oggi non sono riuscito a mettere i carichi che avrei voluto mettere. Quindi ho fallito la mia progressione e su questo non si discute, non si possono trovare scuse, ok? Anche analizzando tutti i vari perché, possiamo dire che sono in un deficit, possiamo dire che sto lavorando più pesantemente, possiamo dire che non ho recuperato abbastanza, non me ne frega niente, le scuse non servono. Ho fallito una progressione, ho fallito un'alzata, ma questo non vuol dire che io abbia fallito in generale, perché oggi è lunedì. Il prossimo lunedì, perché ce l'ho in programmazione, io quell'alzata la farò. Se fallirò un'altra volta, il lunedì dopo la farò. La costanza in questo sport, ragazzi, è tutto. Non starò qui a dirvi quindi perché ho fallito l'alzata, anche se posso averne un'idea, ma sono semplicemente qui a dirvi che i fallimenti servono soltanto come parametri, certamente, per capire dove si sta sbagliando e se stiamo prendendo la direzione giusta, ma devono essere soprattutto motivazione. Io non sono felice oggi di aver fallito un'alzata, non vi dirò mai questo perché io odio fallire, ma in questo sport si fallisce continuamente, soprattutto quando si arriva a dei carichi o a degli obiettivi importanti. Non che siano i miei, perché ragazzi, un 120 kg di stacco rumeno lo fa chiunque, ma vedendo il mio percorso post infortunio, che facevo 7 ripetizioni parziali con 4 kg per lato con i manubri a cedimento, sono abbastanza contento. Quindi ci farò un video al riguardo, perché per me è molto importante spiegare la mia storia con questo bellissimo infortunio alla gente, perché può succedere a chiunque. E niente, diciamo che sono contento del percorso che ho fatto, ma fallire un'alzata mi deve solo motivare, non mi deve abbattere. Il prossimo lunedì, come vi ho già detto, la ritenterò, la riproverò e secondo me ci riuscirò anche. Oggi non è che io non sia riuscito a sollevare il carico che mi ero prefissato, non l'ho proprio messo. Ho avuto paura, ho avuto ansia e ho rivissuto tutti i problemi che ho avuto per post infortunio, che non sono l'unico ad essersi infortunato nel mondo, però ho rivissuto tutto il Vietnam dell'essermi infortunato. Quindi non ho avuto le palle, e su questo non si discute, di mettere i carichi che avrei voluto mettere. Sebbene io me lo fossi preventivato di caricare tot per oggi, non sono riuscito a livello di coraggio a mettere un tale carico, che per molti sarà una cavolata, ma per me, vi ripeto, è tantissimo post infortunio. Una volta li avrei fatti saltare, ve lo assicuro. Detto questo, ragazzi, questo video è semplicemente per dirvi che i fallimenti servono solo come motivazione e non vi devono abbattere in tutta la vita. Però soprattutto, siccome noi parliamo di palestra, in palestra sono all'ordine del giorno, perché non è detto che uno riesca sempre a chiudere la programmazione che si è prefissata, appunto. Detto questo, ragazzi, ci vediamo alla prossima.